Ciao Ben. A proposito di calcio, c'è una notizia sull'Inter. Allora attenzione, la canzone Pazza Inter è stata oscurata a San Siro. Il brano ufficiale è tornato ad essere C'è solo l'Inter. Il blackout sarebbe stato deciso dopo una richiesta economica di Rosita Celentano, che dice di detenere i diritti, capito? Per saperne di più allora ci colleghiamo con l'allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni. Pronto mister? Come va? Pronto? Oh, buongiorno mister. Qual è la domanda? Come va mister? Come va, bene, in generale? Bene, bene, anzi bene, bene un cazzo, bene, bene. Ieri sera abbiamo perso per 3-0 a 9000 chilometri da casa. Vabbè, capito, dai. E purtroppo i ragazzi, nonostante le mie indicazioni, hanno fornito una prestazione deludente. Forse perché sul pullman prima della partita l'autista, invece del consueto episodio di Futurama, ha messo un film di Vittoria Risi, la pornostar amica di Roberto Ferrari. Saluto, ciao Vittoria. Nel quale Vittoria si dimena tra membri maschili che le arrivano da tutte le parti. Ferrari, tra l'altro mi è parso di vederti a Bucio Pecora a un certo punto. No, io non ci sono in questo, ci mancherebbe. E come l'hanno preso i giocatori? Bene, 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 sta proiezione, anzi, bene, bene, bene. Sul campo non tanto. I ragazzi, no, i ragazzi l'hanno seguito con attenzione, soprattutto Alvarez. Ah sì? Alvarez si è messo il cappotto sul sedile ed è partito con una zaganella da Milano fino in Bielorussia a Dudita. Chissà che gambe che aveva quando è arrivato. C'ha due occhiaie, Roberto Alvarez c'ha due occhiaie per un koala, pare. Comunque per me Alvarez può fare quello che vuole, basta che non gioca, non mi chieda di giocare. Cioè, è un calciatore che lo deve fare. No, il problema non è il calciatore, il calciatore è la società che vuole che lo impiego, altrimenti perde di valore di mercato, capito? Quindi lei seguirà le indicazioni, lo vedremo in campo lunedì contro il Parma. Col cazzo, è che ma mo Alvarez che è netto di crudo in frigo che lo devo consumare, se no va male, che l'ho pagato. Lei è il mister, lei decide, ci va in. Se mi chiedono ancora di far giocare Alvarez, me ne torno a Roma dove stavo bene, anzi, stavo proprio bene. Il cellulare è Moratti, senti, quando fa la doppietta è Moratti. Buongiorno presto. Ah, buongiorno un cazzo. Scusi un secondo. Inizia bene la telefonata, ragazzi. Siamo accorti. Va bene, presto. Io mi rendo conto che era tre gozzo parecchi, ma la qualificazione era in tasca. Già qualificati, dai, infatti. Tra l'altro, senta, per rendere il boccone meno amaro, io mi sono permesso di portarle da Rubin 4 scatole di caviale. Ah sì, ho capito dove me lo devo mettere, no, il caviale, presto. Comunque sono sicuro che con la prossima col Parma ci ripigliamo, lunedì. Sicuro? Sì, sì. Come Alvarez? No, no, ah, no, deve giocare Alvarez? No, 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 no. Alvarez no. Ma ci mancherebbe, presto. Alvarez per me, Andrea Stramaccioni, è il perno attorno a cui ruota la squadra. Non la pensavo così un minuto fa, eh. Senta, presente, nei ruoli ha preferenze o faccio io? Perché secondo me è talmente eclettico che pure come portiere non sarebbe male. Pronto? Portiere. Pronto? Pronto presto? Adesso giù. Mister! Sì? Com'è andata? E com'è andata? Quindi gioca al VAR. Andata bene. Bene, bene, bene. A parte il presidente che è il primo tifoso della squadra, poi in questo periodo sta pure un po' incazzato per la storia dell'ino dell'Inter, pazza. Abbiamo Inter. Abbiamo sentito, cosa è successo? Ma dice che Rosita Celentano ha chiesto i diritti. Pare. Io mi sono già messo in contatto con Antonello Venditti, magari ci può fare qualcosa. Ha fatto grazie a Roma, però che c'entra con l'Inter? Ha fatto anche Roma-Roma, sì. Lunedì giochiamo a Parma, abbiamo deciso di utilizzare una canzone proprio di colei che ha innescato la polemica. Rosita Celentano. Sto parlando di Rosita Celentano, per questo per lunedì contro il Parma sarà il nostro inno ufficiale. Sentiamo, e in dedica da Andrea a Ricky Alvarez con tanta tanta simpatia. Rosita Celentano, canta FDM. Ma ti voglio bene, ancora un po' di bene, ma tu non sperare che mi tagli le vene. Vado a confessarmi, vado a confessarmi.
dai. Ma stamattina che fai? Non lavori? Bene, bene. Non funziona un cazzo stamattina. Bene, bene, bene. I molti pigliano crampo allo culo, disgraziato, quello di auto. Allora, vaffanculo, 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 vaffanculo. Ciao, belli.